Le immagini che state guardando hanno ricostruito quello che avvenne il 9 ottobre del 1963 nella valle del Vajont, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, che distrusse purtroppo più di 10 centri abitati, spazzandoli via praticamente in poco più di 4 minuti. Il disastro del Vajont si poteva evitare? All'epoca nessuno prese in seria considerazione che la valle del Vajont fosse già stata interessata da una paleofrana, cioè una frana antica. Questo della paleofrana già era un dato importantissimo, perché se c'era stata una frana lì in passato, allora era possibile che poteva succedere nuovamente. Per capire veramente il meccanismo di innesco di questa gigantesca frana, dobbiamo tenere in mente due elementi, semplifico al massimo. Una massa enorme di roccia calcarea sovrapposta a un sottile strato argilloso. Come vedete qui, gli strati di roccia sono nella stessa direzione della valle, cioè sono rivolti già verso la valle, predisposti quasi a cadere. Quando la diga è entrata in funzione, è stato proprio il bacino artificiale a rompere gli equilibri di quel territorio, riattivando la paleofrana. L'acqua del bacino, infatti, ha raggiunto lo strato di argilla che, essendo impermeabile, si è rigonfiata, deformata, comportandosi quasi come un lubrificante. Immaginate questo enorme blocco di roccia solida che scivola alla velocità di 100 km orari in un bacino contenente milioni di metri cubi di acqua. Quando nel 1957 partirono i lavori, nessuno lo aveva calcolato. Dire dopo circa 60 anni che il disastro del Vajont si poteva prevedere forse è un po' troppo facile. Ecco, forse il paesaggio prima era visto più come un qualcosa di statico nei tempi umani. Oggi forse cominciamo a capire che tutto è in evoluzione e molte cose variano e mutano più velocemente di quanto si immagini. Il Vajont è stato un esempio tragico, purtroppo, ma che ci ha fatto capire che non si scherza con gli equilibri naturali.